31 computer destinati allo smaltimento, recuperati e resi funzionanti, sono stati assegnati dal Comune a 3 scuole dell'infanzia e serviranno ad attrezzare laboratori innovativi di alfabetizzazione informatica per bambini dai 3 ai 6 anni. A renderlo possibile il progetto Rebit, frutto di una collaborazione tra l'Università Partenope, Lega Ambiente Campania, la Fondazione Mario Diana, l'Associazione Bidonville e l'azienda AEC Ecotech, che ha l'obiettivo di rigenerare computer ormai in disuso per destinarli ad iniziative con finalità sociale. Questa mattina, con l'assessore all'istruzione Anna Maria Palmieri, la consegna delle apparecchiature presso la scuola Pascoli di Miano. Un progetto che contemporaneamente mette insieme la necessità di un riciclaggio intelligente di apparecchiature informatiche che altrimenti sarebbero andate perse e un progetto però fortemente educativo che tende a voler investire le scuole non soltanto della competenza informatica ma naturalmente anche della possibilità che l'informatica offre ai bambini, che sono già di per sé dei nativi digitali, di approcciare con l'open source anche questo mondo sin da più piccoli, in modo educativo, in modo didattico. Grazie ai partner di Rebit, che rientra tra i progetti Smart City del Comune, i 31 PC sono stati resi utilizzabili, certificati da tecnici specializzati che ne hanno attestato la sicurezza e installato sistemi operativi open source. C'è una direttiva della Comunità Europea recepita dal nostro Paese che impone che i materiali elettronici ed elettrici vengano assolutamente riciclati o recuperati. Ci sono alcune ditte, una di queste aziende, la AEC Ecotech di Caserta, in collaborazione con noi sta recuperando i computer dismessi da altre aziende, da pubblici uffici, e con l'aiuto degli studenti della Partenope questi computer vengono assemblati prendendo un pezzo di qua, un pezzo di là e resi nuovamente operativi con software adatto ai bambini. Mi sembra che stia andando bene, io sono molto soddisfatto. Oltre alla Pascoli, i laboratori sperimentali di informatica saranno attrezzati anche nella quinta e sesta municipalità presso le scuole Gigante e Bertelli.